Gentili ascoltatori, appassionati di calcio, questa è la musichetta, la sigla della Champions, la Coppa dei Campioni, ex Coppa dei Campioni, ora si chiama Champions da tantissimi anni, ma rappresenta comunque l'elite del calcio europeo e la Juventus quest'anno vuole confermarsi, vuole cercare di confermarsi tra le grandi del calcio europeo, cosa che non è riuscita mai a fare nell'era Conte, tre scudetti nelle ultime tre stagioni. Ci proverà quest'anno Massimiliano Allegri, che ha già avuto qualche problema, perché insomma la Juventus nelle prime tre giornate di questo girone di Champions League ha già perso due volte in trasferta per 1-0, stesso risultato contro l'Atletico Madrid e contro l'Olympiacos, che stasera i bianconeri affrontano nel loro stadio, nel loro fortino, lo Juventus Stadium. È obbligatorio vincere, perché la Juventus in questo momento è tre punti dietro l'Atletico e tre punti dietro soprattutto l'Olympiacos. Piove dalla notte scorsa sulla città della Mole, ma la Torino bianconera, come hai detto, deve uscire dal riparo dei suoi celebri portici, andare a sfidare il futuro in questa serata da bivio, deve provare a bruciare la depressione per l'insospettabile ultimo posto in classifica nel girone di Champions League. Contropiede dei greci che provano a scendere a sinistra con Afellai, si ferma, cross rasoterra che viene intercettato con molta calma e molta padronanza della situazione da Giorgio Chiellini, che ha rimandato palla in avanti per Morata, si gira molto bene Morata, va via sulla destra, azione travolgente dello spagnolo che prova, cerca dentro Tevez, il passaggio però è corto, Tevez non si era smarcato bene, attenzione Marchisio, calcio d'angolo per la respinta di Roberto, che così come aveva fatto nella gara d'andata comincia subito a creare problemi alla squadra bianconera, che nel secondo tempo in Grecia le aveva provate tutte, ma Roberto si era opposto in più di una circostanza diventando l'eroe della serata e adesso ha respinto in corner, una parata non difficilissima perché il tiro di Marchisio era comunque centrale. Pogba va via in mezzo a due avversari, grande azione di Pogba che viene messo a terra al limite dell'area di rigore, attenzione perché siamo in zona Pirlo per questo calcio di punizione a favore della Juventus, grandissima azione personale di Pogba che ne ha saltati tre come birilli andando a guadagnare un calcio di punizione che in questi casi davvero può essere una password per trovare la chiave di volta di questa partita. E ci siamo per la punizione di Andrea Pirlo, ogni punizione del fantasista bianconero è quasi un calcio di rigore, quindi staremo a vedere come si comporterà il centrocampista juventino, perché sbloccare il punteggio al 20° sarebbe importantissimo per far scoprire un po' i greci. Parte Pirlo, gol! Pirlo! Juventus in vantaggio sotto l'incrocio dei pali, questa volta Roberto non riesce a fare il miracolo e la Juventus si porta in vantaggio, la solita magia di Andrea Pirlo, Juventus 1, Olympiacos 0. La maledetta di Andrea Pirlo, marchio doc di questo calciatore che non aveva impressionato al suo rientro dopo l'infortunio, faticando a trovare la condizione, ma quella è la sua specialità, quelle sono le sue punizioni, resterà praticamente nella storia di questo decennio di calcio per la capacità, soprattutto per la media realizzativa tra occasioni avute a disposizione e gol messi a segno, straordinario. Roberto ha provato a spiccare il volo ma era lontanissimo dal pallone ed era già assolutamente bello il gesto atletico del portiere dell'Olympiacos, ma non c'era nulla da fare, la palla è andata a morire inesorabilmente di fianco al palo alla sua destra. Pogba si è guadagnato un calcio di punizione importantissimo e Pirlo non ha fallito la chance, l'occasione di portare in vantaggio la Juventus, che ovviamente stava trovando non poche difficoltà a rompere il muro dell'Olympiacos. Calcio d'angolo già battuto dai greci con palla riconquistata da Fellai che va al cross con il sinistro, troppo lungo, troppo profondo, ma Buffon per non rischiare manda il pallone in corner perché alle sue spalle c'era Vidal e non lo so mica se ha fatto male Buffon a regalare questo calcio d'angolo ai greci, perché però Fellai era, per chi non ci sta ascoltando dall'inizio dobbiamo dire che su Torino, sullo stadio continua a piovere, sta diluviando e sia nell'occasione del rischio corso da Bonucci che in questa circostanza credo che il pallone abbia un po' effetto saponetta, poi sono palloni leggerissimi, attenzione. Gli è sbattuto proprio sul ginocchio, calcio d'angolo a favore dell'Olympiacos che dunque
vuole subito recuperare. Siamo al 23esimo e gol, pareggio dell'Olympiacos. In mischia un giocatore greco è riuscito ad abbattere tre della Juventus e a segnare il gol del pareggio. Credo sia stato lo spagnolo Botia a pareggiare, credo sia stato proprio lui, tre giocatori ha messo a terra, grandissima esecuzione del difensore spagnolo, un gol bellissimo in tuffo di testa, ne ha atterrati tre come Birilli, è andato a colpire di testa e ha segnato, un gran gol davvero quello di Botia. Tutto da rifare per la Juventus, doccia gelata sullo Juventus Stadio perché non se l'aspettava davvero nessuno. Pirlo nel mucchio, dentro, colpo di testa di Bonucci, palla alta, che chance questa per la Juventus, tutto perfetto, la punizione di Pirlo, lo smarcamento di Bonucci, Tevez dentro, Morata fuori, clamoroso errore di Morata, pallone fuori, che chance questa per la Juventus, pallone adesso è per Morata, però pensate, sono già in 3 contro 6, ha già recuperato tutta la difesa dell'Olympiacos. Tevez alto sopra la traversa, pallone finisce alto sopra la traversa, la sponda buona all'indietro di Vidal per Asamoah, il cross dentro, pallone fuori, che chance clamorosa che ha sprecato la Juventus, sono andati in 3 a vuoto sul pallone. 4, Vidal, direi. Marchisio, Morata, c'è anche Vidal che era coperto, incredibile dal palo. Incredibile veramente quello che è riuscito a sprecare la Juventus, il cross di Asamoah ha tagliato tutta l'area di rigore, sono arrivati in 4 prima dei difensori. Continua a premere la Juventus, però insomma questa mi sembra una buona notizia, perché quel gol preso così dopo 3 minuti avrebbe potuto anche fiaccare un po' sul piano emotivo la squadra di Allegri, che continua invece a macinare il gioco. 2 minuti alla fine del primo tempo, la Juventus insomma le chance le ha create, deve però concretizzarle. Attenzione Pogba, limite all'area di rigore, fuori, un'altra chance clamorosa sprecata dalla Juventus con Pogba che era da posizione assolutamente favorevole per segnare il gol del nuovo vantaggio della Juventus, su un cross sporcato Pogba si è ritrovato il pallone sul destro, disturbato probabilmente l'intervento in scivolata di un difensore greco davanti a lui, però insomma anche questa è un'azione, una chance sprecata dalla squadra bianconera. Pogba, il colpo di testa, lo scontro con un avversario, riesce ad avere la meglio, poi Tevez lotta come un leone, riconquista palla, attenzione, va via Tevez, limite dell'area di rigore, Vidal dentro, che cosa ha sbagliato Vidal, inviperiti quelli dello Juventus Stadium, perché Vidal doveva tirare e invece ha ridato palla a Tevez quando ormai era solo davanti al portiere, incredibile chance fallita della Juventus con Vidal. Calcio di punizione a favore dell'Olympiacos con tutti i 9 uomini della Juventus appostati sulla linea del limite dell'area di rigore, pallone nel mucchio, ancora una volta stava per arrivare all'autore del gol del pareggio Botia e poi arriva il gol, l'Olympiacos si porta in vantaggio 2-1, clamoroso davvero lo Juventus Stadium, la Juventus è sotto contro i greci, avete sentito qui a fianco a noi l'esplosione dei giornalisti greci che sono come noi incredulo per questo vantaggio dell'Olympiacos. Dingà di testa ha anticipato i difensori bianconeri mandando il pallone sotto l'incrocio dei pali, davvero clamoroso, adesso ci vorrà una vera e propria impresa per Buffon, però la marcatura troppo leggera dei centrali della Juventus. E l'apertura a sinistra per Asamoah che va al cross con il sinistro, pallone raso terra, viene deviato dai greci, riconquistato da Pirlo, lo scambio con Chiellini, finta il colpo di tacco, Pirlo invece si porta il pallone in avanti, apre il gioco a destra per Lichtsteiner che scende, viene affrontato da Masuaku, riesce a trovare Marchisio sulla linea della verticale affrontato da Fellai, ecco il cross di Pirlo dentro la deviazione, palo, rete, rete della Juventus 2-2, una carambola fortunosa ma vincente della squadra bianconera, Llorente 2-2. Fondamentale replicare, rispondere subito all'Olympiacos, un po' come avevano fatto i greci in occasione del vantaggio del gol di Pirlo, gran lavoro di Marchisio, l'attenzione di Pirlo ad andare a riprendere il filo di quell'azione che più volte l'Olympiacos ha provato a spezzare, poi la pennellata verso l'area di rigore, qui scomposta anche l'assetto assolutamente della difesa dell'Olympiacos, abbastanza facile la conclusione di Llorente, aiutato anche da un po' di carambola in area di rigore, però praticamente questi sono rischi che si possono correre quando ci sono 11 uomini in area di rigore, però va bene così. Praticamente c'è stato il cross di Pirlo, la deviazione di testa, la prima deviazione è stata del difensore spagnolo Botia, quello che aveva pareggiato nel primo tempo. Dopo la sua deviazione il pallone è andato a finire sulla testa di Llorente che non voleva assolutamente colpirlo il pallone. Il pallone è finito dopo questi 2 colpi di testa involontari, è finito sul palo e poi è finito sulla gamba del portiere ed è entrato in rete, quindi a termine di regolamento.
regolamento. Si tratta di autogol di Roberto, quel che conta è che gol della Juventus. È 2-2 adesso la situazione, l'avevamo detto, di tempo a disposizione ce n'è, e adesso l'inerzia dice che la Juventus con Pogba, gol incredibile, 3-2 per la Juventus. Pogba ribalta la situazione nella squadra bianconera in un minuto e mezzo, due gol uno dietro l'altro, prima Llorente, anzi l'autogol di Roberto, e adesso Pogba, 3-2 per la Juve, pazzesco. Crescono i decibel dello Juventus Stadium, impazzito di gioia per questo gol del 3-2, aveva perso completamente la bussola l'Olimpiaco. Dopo il pareggio di Llorente, un po' fortunoso sicuramente, ma abbiamo detto anche lì c'è uno zampino importante di Andrea Pirlo che aveva messo un pallone perfetto con una parabola perfetta nell'area di rigore avversaria. Poi la capacità della Juventus, appena l'Olimpiaco ha rimesso il pallone in gioco a centrocampo, di aggredire i greci, ritornare verso l'area di rigore, il tentativo di colpo di tacco di Pogba che aveva visto libero Vidal, poi non era riuscito a servire il cileno per l'intervento di un difensore, si è girato sempre su se stesso Botia. Il francese con quella capacità che abbiamo detto ha di avere questo fisico da stopper, da difensore arcigno, ma i piedi assolutamente da rifinitore, da trequartista, piedi delicatissimi, si è girato su se stesso, ha recuperato l'assetto della propria sagoma, della propria figura, ha messo il pallone irrimediabilmente alle spalle del portiere Roberto dell'Olympiacos. 3-2 per la Juventus. Calcio di punizione a favore della squadra bianconera che è uscita dunque dal tunnel in un minuto e mezzo, ha segnato due gol che hanno capovolto la situazione. 3-2 dunque il punteggio a favore della squadra bianconera che 4 minuti dopo il gol della doccia gelata dell'Olympiacos ha raggiunto il pareggio con Llorente, ma in realtà si tratta di autogol di Roberto, e poi un minuto più tardi ha trovato il 3-2 con Pogba, e adesso ovviamente la partita è in salita per i greci, non più per la Juventus, che affronterà questo finale di gara in discesa, soprattutto con l'entusiasmo alle stelle per questa incredibile rimonta maturata in poco più di un minuto. Juventus che adesso deve tenere duro e difendere questo gol di vantaggio, possibilmente segnandone un altro, perché liberamente finirebbe l'incubo per la squadra bianconera e si aprirebbero le porte degli ottavi di finale. Attenzione all'Olympiacos che sta attaccando, intercetta il pallone Maniatis, l'apertura a destra per il tentativo di discesa da parte del norvegese Bedalandui che va via sulla destra, attenzione, entra in area di rigore, la conclusione termina di poco al lato. Brivido per la Juventus, si arrabbia Mitroglou perché poteva passarla in mezzo, invece ha cercato un diagonale molto difficile. Lichtsteiner dalla linea dell'out, dentro Llorente di testa, Tevez fuori, clamoroso veramente quello che si sono divorati, prima Llorente e poi Tevez. Sfortunata anche la Juventus nella circostanza, forse più grave l'errore di Tevez, perché Llorente almeno qui di testa era nell'uno contro uno con Botia che gli ha intercettato la conclusione, poi però il pallone è finito sui piedi di Tevez che quasi a portiere battuto insomma poteva far di meglio, ha cercato il tiro di precisione. Sempre sulla linea di destra anche Lichtsteiner, Vidal preferisce spostare il gioco in mezzo per Pereira che avanza, lato corto dell'area di rigore, la conclusione con la parata di Roberto, poi Lichtsteiner, Llorente all'indietro ancora per Vidal che però non viene servito al giocatore spagnolo. Padoin invece raggiunge il pallone, il servizio per Pogba, molto meglio la Juventus con Llorente rispetto a Morata, attenzione Tevez, limite dell'area di rigore, ancora Llorente, si gira, la conclusione alta sopra la traversa, pallone alto, però grande giocata di Llorente, sicuramente il migliore in campo della Juventus da quando è entrato. Sì, ha fatto cambiare passo alla squadra. Cantano i 40.000 dello Juventus Stadium perché sta maturando una vittoria importantissima per la squadra bianconera dopo che gli uomini di Allegri avevano davvero visto le streghe. Tevez difende il pallone, lo serve per Vidal, ancora Tevez, vertice l'area di rigore, entra in area, rigore per la Juventus, importantissimo perché la Juventus può segnare il quarto gol e superare l'Olympiacos nella differenza reti che chissà potrebbe essere decisiva ai fini della qualificazione, quando a conti fatti, nel caso in cui a conti fatti Juventus e Olympiacos dovessero finire questo raggruppamento a pari punti, questo rigore conterà per la qualificazione, rigore importantissimo che viene affidato ai piedi di Arturo Vidal che mette il pallone sul dischetto. Bravissimo Tevez, ha ricevuto palla, poi piede destro, piede sinistro, 1-2, finta di corpo, c'è cascato Milivojevic che ormai aveva perso la distanza e la misura del passo dell'avversario, calcio di rigore inevitabile.
rigore può essere il rigore decisivo, non per la vittoria ma per la qualificazione. Potrebbe risultare molto importante questo rigore. E tra tre settimane Vidal, parata, traversa, Pogba, pallone sul sinistro e poi viene respinto Roberto, ancora una volta lui l'incubo della Juventus, riesce a neutralizzare questo rigore di Vidal mandando il pallone sulla traversa. Non dico che rovini la festa alla Juventus questo rigore parato, ma insomma una mezza delusione c'è, perché la Juventus segnando ma questo rigore più di mezza, al 94esimo anche, comunque un po' più di mezza delusione a guardare anche i volti in tribuna VIP di Marotta e del presidente per carità Agnelli. Contavano i tre punti, ma sarebbe stata la ciliegina sulla torta a completare questa rimonta della Juventus con il gol sul rigore di Vidal che adesso viene abbracciato dai suoi. 3-2 per la squadra bianconera, che dunque aggancia l'Olympiacos al secondo posto in classifica, non lo supera perché proprio a causa di questo rigore, ma i conti li faremo alla fine. Sicuramente era importante vincere e la Juventus lo ha fatto in una serata che per certi versi è stata anche drammatica in alcuni momenti. Se ringrazio Francesco Marino per gli interventi qui in tribuna stampa a fianco a me e anche i tecnici Alberto Nonis e Andrea Montone dallo Juventus Stadium, comunque in festa. La linea torna a Saxa Rubra.